Bene, bentornati a 4 calci e 7. Questa sera abbiamo ospite Alessandro Notto della società Primorie. Non abbiamo detto in che ruolo giochi, io lo so, ma per i nostri telespettatori. Una bella domanda. No, quest'anno sto giocando a centrocampo, un po' perché pari infortuni e un po' perché serve così, però di solito gioco in difesa. Ho sempre fatto centrocampo, difesa, difesa, centrocampo, quindi è importante giocare indifferente dove, insomma. Ok, e proprio in base a questa tua formazione adesso di giocare, parliamo un po' della differenza, visto che hai provato per qualche tempo a giocare a 7, la differenza tra il calcio a 7 e il calcio a 11. Secondo te qual è la più grande differenza che esiste in questi due sport, li chiamo io, in queste due discipline? Diciamo che lo sport è unico, ma la disciplina magari è diversa. Beh, la differenza tra calcio a 7 e calcio a 11, almeno parlo a livello mio personale, è che a calcio a 7 devi essere un giocatore rapido, quindi fai più difficoltà. Per esempio, io a calcio a 7 non ho la rapidità che può avere un giocatore un po' più agile, più basso di me. Infatti, la mia esperienza era quella che giocavo dietro, appena prendevo la palla, tiro direttamente in porta perché tanto alla fine correre fino all'area non ce la facevo. Però comunque sto vedendo che in questi ultimi anni sta diventando molto più popolare questo calcio a 7, con i vari tornei che ci sono, il Tergestino, Coppa di Trieste, ho anche parecchi amici che giocano a 7 un pochettino per via anche dell'impegno che è diventato molto alto giocare al giorno d'oggi a livello dilettantistico, perché considerando tre allenamenti alla settimana più la domenica e la partita, uno che vuole non ce la fa più, piuttosto di star fermo, va a giocare a 7. Anche perché poi magari nel calcio a 7 c'è sempre quel famoso terzo tempo che magari durante gli allenamenti che si svolgono ogni settimana magari è un po' più difficile farlo per chi lavora e tutto il resto, invece magari a 7 qualche la birretta dopo la partita delle 8 e mezza, magari così si dura un'oretta, poi te la riesci anche a fare, no? Ed è importante anche, ovviamente anche a livello di dilettantistico, ma soprattutto nel torneo, in un torneo amatoriale. Sì, beh, ma anche a livello dilettantistico c'è questo terzo tempo, posso dirtelo. Anche dove gioco io, durante la preparazione, ogni giorno, la birretta insieme te la bevi anche per conoscere i tuoi nuovi compagni o per cercare comunque di far gruppo subito, che è una cosa importante se devi affrontare un campionato con un certo obiettivo che ha una certa importanza, ecco. Questo. Indubbiamente. Primorie, parliamo un po' del Primorie. Allora, sei arrivato al Primorie 2 anni fa, lo scorso anno praticamente, apportato dal mister Davalicco, se non sbaglio, Sì, giusto? sì. Qual è la prima cosa che ti ha impressionato di questa nuova realtà quando sei arrivato? C'è qualcosa che ti ha colpito in particolare? Come prima cosa che mi ha colpito è il campo. Penso che il campo di Prosecco è il più bel campo di calcio che ci sia a Trieste al giorno d'oggi. E tu ne sai qualcosa, dato che l'hai visto anche tu, lo vedi una domenica sì, una domenica no. E dopo comunque, in particolare, beh, Scusa, fino a un giorno quando lo vedrò per 2 domeniche di fila. sì, un giorno sì. No, in particolare mi ha colpito, più che altro, i tifosi, non so, non ci sono tanti tifosi là a Prosecco. Spero che quest'anno cominceranno a venire un po' di più, dato che comunque c'è tutto un altro nuovo progetto, altri giocatori, un altro entusiasmo anche, secondo me. Però mi ha stupito più di tutti la voglia che ha il mio allenatore nel centrare un obiettivo. Questo mi ha stupito. Dopo comunque a livello di squadra e di società è diverso giocare nel Primorie o nelle squadre nell'altipiano rispetto a giocare nelle squadre triestine, diciamo, questa è una cosa che si sa, almeno magari tanti non la vedono, questa differenza io l'ho vista, diciamo che quest'anno è un poco meglio, vieni un pochettino considerato un po' diversamente, però l'ambiente è diverso secondo me. C'è qualche,
non vorrei fare un'affermazione che magari poi mi potrebbe anche essere capita male o fraintesa, ma c'è nel contesto del paese di Prosecco, magari i tifosi, quelli della squadra, c'è magari qualche giocatore che è più valorizzato da loro perché magari arriva da Prosecco, cioè della zona lì intorno? Rispetto a voi piazzini, magari dicono, di città, ecco, diciamo. Ma può essere, è che di giocatori di Prosecco su non ce ne sono a parte uno. Può essere che sia così, ma adesso insomma O non magari, so. scusa se ti interrompo, anche di qualche giocatore storico, magari del Primorie, che è rimasto lì da tanti anni, invece magari siete arrivati voi da 1 o 2 anni, quelli nuovi anche quest'anno, che magari hanno un po' più attenzione da parte di tutti, questo intendo dire, Non so, questa è una domanda, un'altra no? domanda Domanda difficile. difficile. No, posso dirti che sicuramente c'è anche un pochettino di difficoltà nel parlare di questo sport con le persone. Io non ho tanta confidenza con la gente, ho quelle 4-5 persone che vedo la domenica che saluto, che mi salutano, ma non parlo di calcio, non parlo di niente. Alla fine penso solo che devo andare in campo la domenica insieme ai miei compagni e cercare di far bene, cercare di vincere e basta. Dopo, se loro sono contenti o no, a me personalmente non mi cambia nulla, in modo proprio onesto e sincero. E alla fine preferisco una persona che viene nel momento di difficoltà, lì a dare una pacca, a incoraggiarti, che viene solo quando sei primo in classifica o se vinci qualcosa, a dirti bravo. Ecco, la vedo in questo modo qua. Il giro della società, avete tanti dirigenti, come siete messi a livello dirigenziale, c'è molta gente che vi segue da quel punto di vista là, al di là, e ovviamente oltre all'allenatore che sarà sempre presente. Beh, ci sono, sì, quest'anno sono cambiate un po' di cose. Ci sono persone che ci seguono, che hanno incominciato a seguirci anche l'anno scorso. I vari dirigenti, adesso non voglio dire dei nomi che poi magari mi dimentico qualcuno e faccio una figuraccia, però dico quelli che vedo più spesso là, c'è cioè il nuovo direttore sportivo comunque che è sempre presente anche durante gli allenamenti. Davide Marconi, giusto? Ezio Scusa, Marconi. Ezio Marconi, scusa. Sono tutti e due Scusa Ezio. Scusa Davide. Ezio, che se no. E dopo ci sono anche Giovanni Pezzullo, Kritzmann, questi sono quelli che sono più presenti, oltre anche allo staff che ha l'allenatore, che è il preparatore dei portieri, e anche l'allenatore in seconda che è Grimaz. Però quelli più presenti durante l'allenamento e sempre la partita sono questi qua. Il presidente è anche lui abbastanza presente, magari. Speriamo che sia un po' più presente nelle partite in trasferta, causa lavoro o altre cose non riesce a venire, però insomma noi facciamo affidamento su queste persone qua perché sono queste persone che durante la settimana ci aiutano ad affrontare la partita della domenica. Quanto è importante avere un direttore sportivo? Io lo conosco personalmente perché abbiamo fatto qualche cosa tempo fa assieme a livello arbitrale. È un direttore sportivo giovane e, da quello che so, pieno di entusiasmo. Eh beh, è molto importante. Cioè si vede la differenza tra quest'anno e l'anno scorso. Quest'anno Ezio è venuto, ha portato innanzitutto una cosa che mancava, cioè entusiasmo. E dopo ha portato anche presenza perché è una persona molto presente nonostante il suo lavoro. È una persona che ti carica, che ti dà gli stimoli giusti anche e che soprattutto magari è presente anche con le persone magari che non giocano molto, chi è infortunato, comunque prende in considerazione un po' tutto, tutta la squadra. Questa è una cosa che fa anche il mio allenatore e questo secondo me è una cosa molto importante, perché alla fine il campionato è lungo e alla fine siamo in 22 in rosa, ma alla fine guardando le partite fino adesso hanno giocato praticamente quasi tutti e anche chi non pensava di giocare tanto alla fine ha giocato.
Questa è una cosa bella, è detta poi da un ormai quasi veterano come te, questa è una cosa proprio molto, molto, molto bella. Ultimi minuti di trasmissione, due domande che faccio sempre a tutti quando sto per finire. Il più bel ricordo del calcio che Il più bel ricordo di calcio che ho, e beh, sicuramente tra tutte le promozioni che hai fatto? la promozione dalla seconda alla prima categoria col Ponziano. Quello è il ricordo più bello che ho perché c'erano certi giocatori che ancora ho nel cuore, che mi sono stati vicini e mi hanno fatto crescere, e alla fine quando abbiamo vinto sento ancora quell'emozione nell'abbraccio finale. Bellissimo che questo. E ultima domanda, qui si collega con questa tua affermazione finale, la persona o le persone che ti sono rimaste di più nel cuore conosciute attraverso il calcio? Ma sicuramente Fabio Tuliak, dello Zaule, detto anche l'ammiraglio. Altra persona che comunque mi è stata vicino in tanti momenti, specialmente anche quando mi sono infortunato al ginocchio. Mi ha considerato lì un suo pupillo quando ero rotto, invece che quando stavo bene. Questo per me è un bel ricordo e una grande persona che comunque tuttora sento, perché le persone che ci tengo le sento sempre. E dopo vari allenatori anche che ho avuto, come Matteo Saina, e lo stesso Renato Pozzecco che ho avuto a Ponziana a metà anno, una grande persona. E dopo, insomma, tanti altri che comunque sento spesso, ecco. Perfetto, ottimo. Con questa ultima affermazione di Alessandro Noto, chiudiamo la nostra trasmissione di 4x7 e voglio farti un complimento se posso, di solito non lo faccio mai perché non è mio stile in questa trasmissione, però sono sicuro che Alessandro è una persona genuina al quale il calcio piace veramente e quindi di questo ti faccio i complimenti e ti ringrazio ancora per essere stato mio ospite questa sera. Grazie a te, è stato veramente un enorme piacere. Va bene, ci vediamo la prossima volta con 4x7, probabilmente la prossima settimana, sempre qua su Tirantella. Ciao a tutti!